Comunicano in questo momento che c'è un premio della famiglia Falco che va al massimo al primo classificato del gruppo N. Allora, questa gara è stata voluta dalla famiglia Falco e quindi dal figlio di Dino Falco, che è qui, dov'è? Perché questa gara è valida oltre al Memorial Vittorio Milesi, che fa parte di tutte quante le gare di Asia Castrovillari, è stato fortemente voluto il trofeo Dino Falco. Se ne è aggiudicato il gruppo N, il primo classificato del gruppo N, che è Gerardo Giuliano. Ma certamente poi aspettate l'assoluta, perché ci sarà un ulteriore premio offerto dalla famiglia Falco. Questo al gruppo N, perché Dino Falco correva nel gruppo N e quindi è stato voluto questo premio. Ecco perché
Francesco ci ha voluto omaggiare di questo premio e noi siamo stati onorati di accoglierlo in questa manifestazione. Grazie a tutti, grazie alla Villari, all'associazione Spacco Chiuso per aver permesso tutto questo. Sono rimasto molto contento della gara, un bellissimo percorso. Peccato l'ultima maglia sfortunata per un problema tecnico, però è stata una vera bellissima manifestazione. Grazie di cuore, grazie. Buon andare via. E questa è una targa che noi ti offriamo con la dicitura per la fattiva collaborazione, perché hai voluto omaggiare questa gara con il nome di Dino. Grazie. Un applauso. Francesco, vieni qua, avvicinati. Perché chiamo Francesco? Perché hai in mano trofeo in Dino Falco, che va a una persona alla terza gara che corre con un kart cross motorizzato Suzuki. Forse non ci credeva neanche lui, sta sorridendo, però vince l'assoluto del primo slalom di Morano, Francesco Cammareri. Ecco, questo è, rimani qua, è l'assoluto del primo slalom di Morano. Io mi fermo un attimo, chiedo a Pierluigi di farmi un po' di spazio, mi avvicino a Francesco Cammareri, perché lo so che tu vuoi dedicare, vuoi dire due parole su questa tua vittoria assoluta. La voglio dedicare, come ti ho detto in intervista prima, alle due metà del mio cuore. Prima alla mia famiglia, mia moglie e il mio bambino, e la seconda a Pasquale Cammareri. Un applauso. Grazie Francesco.